Mister, lunedì arriva il Crotone, una partita importante. Abbiamo detto in conferenza stampa, non è tanto il dover vincere, ma il volere provare a vincerla. Sì, dobbiamo cercare di viverla. Tante volte abbiamo detto dobbiamo vincere, ma nel calcio abbiamo capito che non è facile niente, quindi dobbiamo provarci, perché quello sicuramente ci proveremo in tutti i modi, però deve essere la mentalità giusta per affrontare questa partita, sapendo, insomma, da quello che leggo, loro si sentono leggermente favoriti, forse giustamente al fatto della posizione in classifica, però noi, ripeto, dobbiamo avere l'umiltà di affrontarla con umiltà, questo è il proviamo a vincerla. È una squadra nostra che, se fa le cose con umiltà, ha messo sotto tutti, si è giocata con tutti. Quando una squadra nostra usa un po' più di presunzione sotto certi punti di vista, va sotto con tutti. Indubbiamente la vittoria di Verona può aver dato un'iniezione di fiducia all'interno dello spogliatoio, lo sappiamo, la Coppa Italia lascia sempre il tempo che trova, però anche penso per il pubblico può essere un motivo di riavvicinamento alla squadra. Il pubblico è molto importante anche in questa gara con il Crotone. No, il pubblico è fondamentale, il pubblico dalla partita, io l'ho detto, dalla partita col Varese, ho visto di un attaccamento a questi ragazzi, non tanto, lo continuo a sostenere, non tanto per i risultati eclatanti che stanno facendo, ma perché dopo un po' di anni, penso, si è rivisto da parte di chi indossa questa casacca, insomma la maglia Amaranto, la voglia di lottare veramente per la maglia, per la propria città, per quello che significa la Regina. Quindi io penso che poi la gente e chi è un pubblico passionale come Reggio viene attratto da questo, al di là del risultato. Hanno capito il momento, hanno capito la gioventù della squadra, però hanno capito anche che questi ragazzi ci veramente danno l'anima per pareggiarla quando perdono, per vincerla quando sono sullo 0-0. Forse anche proprio questa gioventù della squadra che sta veramente trascinando. Abbiamo visto un Comi diverso rispetto a quello di inizio anno, un Sarno che si esprime finalmente come deve. Forse anche questo inficia anche per il pubblico. Ma io penso che la squadra è cresciuta piano piano negli ultimi due mesi, offrendo un discreto calcio, un buon calcio, con la crescita anche dei ragazzi. Purtroppo all'inizio non erano pronti, ma non pronti perché non bravi o senza qualità, non pronti perché la Serie B è un altro campionato, pronti perché devono maturare soprattutto dal punto di vista mentale, da quello tattico, stanno crescendo, stanno maturando, si vede sempre con un maggiore più personalità, perché oggi vai fuori casa e vai a giocare nella metà campo avversaria di con squadre molto più forte. Quindi la crescita sta avvenendo, è normale che ci vorrebbero anche risultati maggiori, perché poi alla fine quello che ti dà la forza, come la vittoria col Chievo, sono i risultati. Cosa temi di questo Crotone? Ma io temo una squadra che ha un ottimo palleggio, una squadra che davanti sono molto forti, molto rapidi, hanno giocatori molto bravi nell'uno contro uno, anche loro la loro classifica è bugiarda secondo me. Però dobbiamo essere noi più forti dal punto di vista, appunto, dell'aggressività, di quelle che sono poi le nostre armi da metterle lunedì. Di contro sicuramente possesso palla, un centrocampo che ragiona, però la regina di squadre che hanno questo tipo di atteggiamento in campo le ha già affrontate praticamente quasi tutte, tranne alcuni momenti di blackout. In tutte queste partite comunque ha fatto vedere, oltre a una bella idea di gioco, ha fatto vedere che quando la lucidità anche psicologica giocare. Sì, questo senza un po' di dubbio l'abbiamo dimostrato. E tu, ogni tanto abbiamo avuto qualche blackout. Io dico più dovuto dal momento psicologico, che come tipo Sassuolo, che ti trovi meritatamente ancora in svantaggio senza che tu neanche sai come. Però l'abbiamo affrontate tutte, squadre sia fisicamente forti, sia tecnicamente, sia con palleggio, ce la siamo giocata con tutti. Quindi lo faremo anche col Crotone. Sperando di essere un po' più cinici, cioè se ci capiterà anche solo una palla gol, di sfruttarla.